puntuale l'informazione di TV 2000, continua la mattanza dei sacerdoti in Messico. Ieri un prete di 33 anni è stato ucciso al termine della celebrazione della messa, mentre oggi è stato ritrovato senza vita il corpo di un altro sacerdote, scomparso la scorsa settimana. La cronaca con Marco Burini. È spaventosamente facile sparire in Messico, per immigrazione clandestina, per un sequestro a scopo di estorsione, per un omicidio compiuto dai narcos o dai poliziotti corrotti. Ogni giorno le cronache dai diversi stati della Confederazione sono piene di notizie del genere. Una delle ultime viene da Tlajomulco, vicino alla città di Guadalajara, nello stato di Jalisco. Padre Juan Miguel Contreras García, 33 anni, aveva appena finito la messa, ieri sera, nella chiesa parrocchiale di San Pio da Pietrelcina, quando è stato colpito a morte da un comando di uomini armati. Padre Juan Miguel aveva sostituito all'ultimo momento un altro prete che aveva subito minacce di morte. Già, perché in Messico molti religiosi, giornalisti e attivisti per i diritti umani sono diventati carne da macello, facili bersagli dei sicari dei cartelli della droga che imperversano. La dimensione del fenomeno è tale che ormai qualcuno definisce il Messico un narcostato. Le vittime sono così tante che non si fa in tempo ad aggiornare le liste. Il corpo di padre Lucino Flores, 67 anni, di un villaggio vicino a Tepeaca, nello stato di Puebla, è stato ritrovato questa mattina. Era scomparso domenica scorsa, mentre solo tre giorni fa era stato ucciso un altro prete non lontano da Città del Messico. Il Centro Cattolico Multimediale fa sapere che sono 23 i preti uccisi in Messico durante i 6 anni di presidenza di Enrique Peña Nieto. Della parrocchia del Sagrado Corazón, El Salvador. Il lema è: Signore, mi ha admirato con misericordia e mi ha elegito. In questa testimonianza, quando era diacono, padre Juan Miguel ringraziava Dio per averlo scelto e diceva che il sacerdozio è riempire di luce il mondo. I vescovi del Messico hanno diffuso una dichiarazione piena di dolore per l'assassinio di padre Juan Miguel e hanno lanciato un appello alla riconciliazione e alla pace, richiamando con forza le autorità a fare giustizia perché questi episodi non restino impuniti, come succede di solito purtroppo. I vescovi chiudono raccomandando la nazione alla Madonna di Guadalupe. Sotto il manto della Virgen Morenita c'è un popolo coperto di lacrime e sangue. E proprio domani i nuovi sacerdoti saranno ordinati da Papa Francesco e TV 2000 seguirà in diretta la messa. Appuntamento, come vediamo in grafica, alle 9.30 con la diretta dalla Basilica di Piazza San Pietro. Oggi invece Papa Francesco ha ricevuto in udienza i pellegrini arrivati dalla diocesi di Bologna. Una Piazza San Pietro gremita, piena anche delle note di un musicista d'eccezione. Sentiamo Barbara Masulli. Canta contro la guerra in Piazza San Pietro davanti a oltre 30.000 fedeli Gianni Morandi. Non potevano che essere le note di un Emiliano Docca a fare da colonna sonora all'incontro in Vaticano con il Papa delle diocesi di Bologna e di Cesena Sarsina. Al suo arrivo in piazza è stato accolto così Francesco. Dopo i saluti di Monsignor Zuppi e Monsignor Regattieri, il Pontefice ha ricordato la sua visita in Emilia dello scorso ottobre e ha esortato i pellegrini a continuare con coraggio il cammino di evangelizzazione intrapreso dai suoi due predecessori cesenati, Pio VI e Pio VII. Amate i piccoli gesti quotidiani, piccolo, sono piccoli come il lievito, piccolo, ma fanno tanto bene. Francesco ha parlato dell'importanza dell'Eucaristia che riconcilia, unisce la comunità e incoraggia a essere generosi, a perdonare, a essere grati e ad avere fiducia nel prossimo. L'Eucaristia ci educa a dare un primato all'amore e a praticare la giustizia nella sua forma compiuta che è la misericordia. Ogni cristiano deve concepire la propria missione sulla terra come un cammino di santità, ha detto Francesco ricordando la sua ultima esortazione apostolica, gioite ed esultate. Non stancatevi di cercare Dio e il suo regno al di sopra di ogni cosa. Al termine dell'udienza il Papa si è fermato in Piazza San Pietro per oltre mezz'ora, ha ringraziato Morandi, con lui c'era anche Guccini, ma soprattutto ha salutato i fedeli, i bambini, i disabili e ha dedicato loro sorrisi, benedizioni e conforto. La tragica storia di Sana adesso, una ragazza pakistana di 25 anni, nata e cresciuta a Brescia e uccisa in Pakistan dal fratello e dal padre solo perché voleva essere libera. Ai nostri microfoni sentiamo anche la reazione dell'imam di Firenze, con Clara Iatosti.
Anche il Pakistan ripudia i cosiddetti delitti d'onore. Per questo sono stati condannati e incarcerati il padre e il fratello della 25enne Sana Cima, passaporto italiano e una vita a Brescia. La giovane era tornata in patria nel distretto di Gujarat per far visita ai parenti, ma lì l'attendeva un matrimonio combinato con un ragazzo pakistano. Sana l'ha rifiutato, ha rivendicato la sua scelta di rimanere a Brescia, dove ha frequentato le scuole e trovato lavoro in una scuola guida. E, fatto imperdonabile per la famiglia, ha confessato l'amore per un giovane lombardo. Per questo il padre e il fratello le hanno tagliato la gola. E andranno in galera, certo, per questo crimine efferato. Non sono diversi dai familiari di Ina Salem, uccisa a Gardone nel 2006 perché troppo occidentale. 30 anni di reclusione al padre e ai due cognati, 2 anni e 8 mesi allo zio materno, che aveva collaborato solo a seppellirla nel giardino di casa. I familiari di Sana, uccidendola in Pakistan, pensavano forse di farla franca, di poter contare sulla connivenza delle autorità. Hanno fatto i conti senza la legge e sono stati puniti, ma nessuno ci restituirà queste giovani vite, donne libere e coraggiose, vittime di regole e convinzioni del tutto assurde. Dobbiamo condannare questi atti senza se, senza ma, perché questa violenza porta solo altre violenze e distrugge tantissime famiglie che abbiamo sul territorio. Siamo nel 2018 che uno va a uccidere la sua figlia, questo proprio contro ogni fede religiosa e contro una convivenza pacifica. Vuol dire non siamo arrivati a tutti i nostri concittadini, perché uccidere una persona come se fosse ucciso tutta l'umanità. E saranno bocciati invece i 3 studenti che hanno minacciato in classe un professore, lo ha deciso nel pomeriggio il consiglio dell'Istituto Tecnico di Lucca. Intanto in mattinata la polizia ha perquisito le abitazioni di tutti e 6 gli studenti indagati. Silvio Vitelli. Tre studenti bocciati e 2 sospesi fino al 19 maggio. Lo ha deciso il consiglio d'istituto dell'ITC di Lucca, dove i bulli hanno minacciato il professore. La polizia ha perquisito le abitazioni dei ragazzi, sequestrando i loro telefoni, gli indumenti indossati nei video e il casco utilizzato per colpire il docente. Ma come si è arrivati nel mondo della scuola ad un'escalation di episodi come questo? Purtroppo è l'esito di un processo cominciato nel 68, allora si sparava contro famiglia e contro scuola. Oggi addirittura si mettono contro, si contrappongono queste 2 agenzie educative e dunque noi che cosa abbiamo? Sempre insegnanti con minor prestigio, con uno stipendio ridicolo e nessun controllo della loro salute professionale, che invece è gravissima. La Francia e l'Inghilterra ci hanno dimostrato con le statistiche che la professione è a maggior rischio suicidario rispetto a tutte le altre. Noi in Italia ancora questi dati non li abbiamo, purtroppo sono seppelliti all'ufficio terzo del Ministero Economia e Finanze. Gli insegnanti oggi sono seppelliti da stereotipi del tipo lavorano mezza giornata al giorno, 3 mesi di vacanza all'anno. Ripeto, non è vacanza, è un periodo di convalescenza e questo lo confermano i dati della malattia psichiatrica. La personalità dell'insegnante o la sua preparazione possono evitare l'indisciplina degli studenti? Allora, anche questo purtroppo vede un insegnante decisamente impreparato, impaurito rispetto agli attacchi, anche perché non è difeso dal dirigente scolastico, perché la scuola è sempre di più vista come un'impresa e dunque l'alunno come cliente, il cliente ha sempre ragione. La politica adesso ancora alle prese con lo stallo post-elettorale, lunedì la parola torna al presidente Mattarella, domani intanto però si vota in Molise, un voto che assume un significato che va oltre il confine regionale. Augusto Cantelmi. Con la Lega si possono fare cose molto importanti. Dopo la definitiva rottura con Forza Italia, Di Maio tiene apertissima la porta con Salvini per la formazione di un governo. Capisco il momento politico che sta passando, aggiunge, ma il carroccio è affidabile. Voglio dire, io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per questo paese. Possiamo fare cose molto importanti. So benissimo il momento che sta vivendo.
Berlusconi invece fa marcia indietro, nessuna intesa con il Partito Democratico e aggiunge: il nostro leader è Salvini, ora tutti ad attendere le mosse del Quirinale. Dopo il tentativo del Presidente del Senato Casellati potrebbe esserci un nuovo mandato esplorativo, questa volta al Presidente della Camera Fico, per trovare una maggioranza nel perimetro 5 Stelle Partito Democratico, ipotesi tuttavia ancora tutta da verificare. Ma il Capo dello Stato potrebbe optare anche per un preincarico politico a Di Maio, a Salvini che lo rivendica, oppure a Giorgetti, il leghista moderato. Ma domani si vota in Molise, un appuntamento che a questo punto assume un valore politico nazionale. Al voto circa 330.000 elettori per eleggere il nuovo presidente di regione. 4 i candidati: Andrea Greco, Movimento 5 Stelle, Donato Toma, centrodestra, Carlo Veneziale, centrosinistra, e Agostino Di Giacomo, Casa Pound. E parliamo di fisco adesso. Nel 2016 tra IMU e TASI gli italiani hanno versato 45 miliardi di euro in imposte patrimoniali, un gettito aumentato di 5 volte negli ultimi 25 anni ed è anche boom delle dichiarazioni precompilate. Federico Plotti. Più di 45 miliardi di euro, questa è la ragguardevole cifra che gli italiani hanno versato al fisco in imposte patrimoniali nel 2016, ultimo anno disponibile con dati aggiornati. E quanto rileva la CGA di Mestre, che ha preso in considerazione 14 differenti imposte, tra cui canone RAI, bollo auto, ICI, IMU e TASI, con queste ultime due che da sole hanno garantito un gettito di oltre 21 miliardi di euro. Si tratta di tasse che colpiscono in maniera diretta la capacità contributiva dei cittadini, perché vengono applicate a tutti indifferentemente, senza il verificarsi di un determinato evento. Negli ultimi 26 anni la loro incidenza sul PIL è più che raddoppiata, passando dall'1,3% del 1990 al 2,7% del 2016. E parlando sempre di rapporti tra contribuenti ed erario, ma da un altro punto di vista, sembra andare a gonfie vele il 7,30 precompilato, disponibile in formato digitale, giunto al suo quarto anno di vita. Secondo quanto comunica l'Agenzia delle Entrate, dal 16 aprile scorso, primo giorno in cui è stato possibile compilare elettronicamente la propria dichiarazione dei redditi, oltre 1 milione di contribuenti ha scelto questa opportunità, circa il 60% in più rispetto allo scorso anno. Un successo che è da ricercarsi prima di tutto nella maggiore semplicità, in virtù della compilazione assistita, una guida online che aiuterà il contribuente passo dopo passo nell'inserimento dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle relative sezioni del modulo. E torna a Praga il cardinal Beran, martire di nazismo e comunismo. Le spoglie dell'arcivescovo di Praga sono state traslate dalle grotte vaticane alla cattedrale della sua città. La sua storia. Attraversò con il sorriso della fede gli anni bui delle dittature. Il cardinale Josef Beran testimoniò con la sua vita che, se si è in comunione con Dio, si può attraversare cantando anche la persecuzione. Era nato in Boemia nel 1888, direttore del seminario di Praga e professore all'Università Carolina, disobbedendo alle direttive dei nazisti di non usare il ceco in pubblico, celebrò una messa per gli ufficiali prigionieri della Gestapo nella sua lingua. Per questo fu internato prima a Teresin e poi a Dachau per 3 anni, fino alla liberazione nel 1945. Sorrideva a tutti, incoraggiava tutti, ma ogni sera, nella baracca 26, che era riservata ai sacerdoti, Berane la sera si inginocchiava davanti a tutti e in silenzio pregava, diceva il breviario, come se fosse in una cattedrale. La sorgente della sua serenità era quella preghiera, la comunione con Dio. Finita la guerra, si operò per contrastare il governo liberticida e conobbe le carceri del regime comunista. Fu ordinato ai cattolici di dimenticarlo e gli venne negato ogni contatto con l'esterno. Il 4 ottobre del 1963, dopo una serie di estenuanti trattative con il Vaticano, Monsignor Beran venne liberato. Creato cardinale da Paolo VI, partecipò al concilio. Morì da esule a Roma nel 1969 e fu sepolto nelle grotte vaticane, ricevendo così un privilegio destinato esclusivamente ai papi. Ora torna nella sua Praga. Chiudiamo con l'esperienza di Jack Giaselli, il cantautore che ha messo in musica le parole che le detenute del carcere femminile della Giudecca a Venezia associavano alla libertà.
37 volti, 37 speranze di altrettante donne detenute nel carcere veneziano della Giudecca. 37 autrici di una canzone dal titolo Nonostante tutto, scritta insieme al cantautore milanese Jack Giaselli. Bisogna usare la filosofia e la sopportazione. Ho fatto scrivere a tutte le ragazze presenti la prima parola che venisse loro in mente pensando al concetto di libertà e mi sono dato come vincolo quello di usare tutte le parole nel testo della canzone. Speranza in mezzo alla tempesta. Un viaggio, un figlio, una cena al ristorante, addormentarsi senza il campanello che suona. Sono le parole che le ragazze hanno associato alla libertà. E non mi importa chi mi ha condannato, se il giudice la sfiga, un destino che ho amato. Ho capito che spesso la libertà la si perde ancora prima di commettere azioni che possano portare a perderla fisicamente. Quello che ci ha fatto bene di questa esperienza, di scrivere questa canzone, di fare questo lavoro, è stato farci sentire delle ragazze, delle donne, non più delle detenute. E quindi il fatto stesso che ci fosse una storia loro personale che corre il rischio di essere interrotta, questa cosa mi ha colpito perché non è una cosa a cui uno pensa sempre, insomma. La libertà è una geografia, la libertà qualunque cosa sia. Era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento con TV 2000.